Ambedue operano nel quadro delle istituzioni repubblicane, ma in maniera che potremmo definire singolare. Mario ricopre la carica di console non per un solo anno, ma ininterrottamente dal 107 al 101 a.C. per sconfiggere i Cimbri e i Teutoni. Silla, dal canto suo, estromessi dalla scena politica Mario e i suoi sostenitori, nell'82 a.C. si fa assegnare la carica di dittatore non per 6 mesi, ma a tempo indeterminato, con il compito di riformare lo Stato. In tal modo egli riesce a rendere inattaccabile il potere dell'aristocrazia senatoria, eliminando qualsiasi autorità che potesse minacciarlo, condizionarlo o indebolirlo. A tale scopo, egli amplia il numero dei senatori da 300 a 600 e ridimensiona fortemente il potere dei tribuni della plebe.